Femminicidio Anastasia, ha condannato all'ergastolo il marito egiziano di 43 anni. Oggi la sentenza dopo una camera di consiglio durata 5 ore. Violenza sessuale in piazzale Matteotti a Pesaro, convalidato l'arresto del trentenne, bloccato ieri dai carabinieri nella flagranza di reato. Ampliato il servizio navetta al cimitero dell'Ulivo in occasione della festa di Tutti i Santi e la commemorazione dei defunti. Per evitare la proliferazione delle zanzare, il comune chiede di utilizzare le spugne assorbenti al posto dell'acqua. Anche le aziende della provincia di Pesaro Urbino al Salone Internazionale dei Componenti e Accessori per l'Industria del Mobile, un'occasione per incontrare e confrontarsi con clienti e fornitori di tutto il mondo. Può dirsi fortunato un turista proveniente dalla Francia che ha perso il portafoglio a Fano, se l'è visto restituire da una cameriera con tutti i documenti e una somma ingente di denaro. Giornata di festa quella di sabato per gli ex alunni del collegio Sant'Arcangelo di Fano che si sono ritrovati 50 anni dopo alla maturità nel cortile dell'attuale scuola Padalini. Calcio, pallavolo e vela al centro della nuova puntata di Sportissimo in onda questa sera su Fano TV. Tra gli ospiti l'ex calciatore di Serie A, Lamberto Zauli, oggi allenatore. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano il femminicidio di Anastasia, la giovane mamma uccisa a coltellate nel novembre 2022 a Fano. Oggi il marito della donna è stato condannato in primo grado all'ergastolo dalla Corte d'Assise del Tribunale di Pesaro. Il servizio di apertura è stato curato da Marco Lonigro. Condanna l'imputato al pagamento in favore della parte civile all'ASEA a un figlio minorenne della vittima dell'imputato in una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 300.000 euro. La Corte d'Assise del Tribunale di Pesaro ha condannato l'ergastolo Mustafa Al-Ashri, 43enne egiziano ritenuto colpevole in primo grado dell'omicidio della moglie Anastasia, uccisa con 29 coltellate nel novembre 2022 a Fano. L'uomo è stato condannato per omicidio volontario, aggravato dal contesto di maltrattamenti e dall'averlo commesso contro il coniuge. È stato poi riconosciuto colpevole dai giudici per l'occultamento di cadavere e per non aver provveduto agli obblighi di mantenimento del figlio. La sentenza è arrivata oggi nel primo pomeriggio, dopo una camera di consiglio di 5 ore. Non sono state concesse le attenuanti e su questo si è detto perplesso l'avvocato dell'imputato. Mi lascia perplesso perché innanzitutto ritengo, però va letta la sentenza, ecco, va letta la sentenza perché bisogna capire come, se da una parte non è stata riconosciuta una seminfermità mentale, quindi, o meglio, elementi per poter chiedere una perizia sul mio assistito. Allora poi mi devono spiegare il movente per cui il mio assistito all'improvviso abbia ferrato un numero inconsistente di fendenti alla moglie, per cui cioè, o lui è pazzo e all'improvviso ha preso un coltello e ha iniziato a coltellare la moglie, oppure c'è stato qualcosa, quindi una, quantomeno una provocazione o uno stato d'ira che allora giustifica l'attenuante che è stata richiesta e che invece non è stata riconosciuta. Respinta dalla Corte d'Assise la richiesta di isolamento di 1 per 3 mesi. Il 43enne egiziano però è stato privato della podestà genitoriale. Disposto inoltre un risarcimento di 300.000 euro verso il figlio minorenne, attualmente in Ucraina dai nonni. Mustafa Al-Ashri, oggi presente in aula a Pesaro, ha accolto la sentenza in silenzio, poi ha accusato un mancamento e, sofferente in volto, ha abbandonato il tribunale scortato dagli agenti della polizia penitenziaria di Villa Fastigi. La difesa di Al-Ashri, l'avvocato Ciro Giordano del Foro di Milano, ha già annunciato il ricorso in appello. Una persona che successivamente al suo arresto ha fatto rinvenire il corpo della moglie, e questo ci ha detto anche il maresciallo, che senza il suo aiuto forse non sarebbero stati capaci di trovarlo. Ha reso un'ampia dichiarazione circa quanto accaduto. C'è stato un comportamento processuale anche da parte mio, dove il processo veramente è stato in un certo qual modo calibrato esclusivamente senza alcun tipo di perdita di tempo oppure di razionamento, che sono tutti elementi, è incensurato, ha una condotta comunque, è stato collaborativo fin dal primo momento.
Il risarcimento non ci soddisfa, la sentenza però è giusta, quindi per noi è stata fatta giustizia. Chiaramente non possiamo dirci felici perché questo non restituirà la mamma al piccolo Adam. Se avete sentito, è stato anche sollevato dalla potestà genitoriale. Quindi diciamo è una sentenza giusta ma anche molto forte. E, insomma, ci aspettavamo questo, ecco. Il peso specifico di questa sentenza sta qui nell'assenza di attenuanti, del riconoscimento di attenuanti, però le sentenze non si commentano, si accettano. Secondo noi una sentenza giusta è quella che è emersa dall'istruttoria dibattimentale, dalla discussione, per cui è difficile uscire dal perimetro che dà la sentenza. Certo, è una sentenza dura da digerire per chi la subisce. Noi dall'altra parte ci troviamo però all'emersione di un fatto imprescindibile. Qui c'è un reato efferato che ha portato via una mamma, una figlia e probabilmente una moglie. Quindi è difficile uscire dal perimetro che ha segnato la sentenza, seppur duro, però da accettare. Un uomo di 74 anni è morto questa mattina dopo essersi sentito male a Morciola, nel comune di Vallefoglia. È accaduto intorno alle 7 sul marciapiede di fronte al bar di Via Nazionale. Stando a quanto riferito alla redazione del Ducato, l'anziano, una volta sceso dall'auto, ancor prima di entrare nel locale, si è accasciato a terra. Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno subito lanciato l'allarme. Purtroppo però per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Si ipotizza una morte per cause naturali, forse un infarto. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Attimi di paura ieri a Pesaro alle prime luci dell'alba per una donna quarantenne sudamericana vittima di violenza sessuale in piazzale Matteotti. L'aggressore, un trentenne, è stato immediatamente fermato dai carabinieri, allertati da alcuni residenti della zona che avevano udito le urla. L'episodio si è verificato nel retro di un chiosco e i militari, arrivati immediatamente sul posto, hanno colto l'uomo in flagranza mentre cercava di abusare della donna. Quest'ultima, terrorizzata, è stata portata all'ospedale di Pesaro per essere medicata. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Intanto per l'uomo bengalese residente a Pesaro oggi è stato convalidato l'arresto. È un crimine che condanniamo fermamente e che non può essere ignorato. È il messaggio del sindaco di Pesaro Andrea Biancani e dell'assessora Sara Mengucci, che esprimono sostegno e vicinanza da parte di tutta l'amministrazione comunale nei confronti della donna vittima di violenza. La polizia locale ha già fornito ai carabinieri le immagini delle 6 telecamere di videosorveglianza presenti in piazzale Matteotti. In tutto il centro storico invece se ne contano 15, escluse quelle della stazione del sottopasso, che potranno essere messe a disposizione qualora ne venga richiesta la visione. Invitiamo tutte le donne in difficoltà, hanno aggiunto, a contattare il centro antiviolenza Parla con noi, un punto di riferimento per tutte le donne che subiscono maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche. Cambiamo argomento. A Fano continuano le polemiche sul regolamento approvato per l'elezione dei componenti dei 10 consigli di quartiere. Francesco Pannaroni del Movimento 5 Stelle critica la mancanza di democrazia ma anche di dialogo con l'opposizione e con i cittadini. Sentiamo. Anche i 5 Stelle contestano i consigli di quartiere. Pannaroni, perché secondo voi c'è il rischio di un controllo politico del territorio? Beh, è molto chiaro. Premesso che noi come 5 Stelle non ci è mai piaciuta l'idea dei consigli di quartiere proprio per questo pericolo, il controllo del territorio. Il controllo secondo noi c'è perché in questo regolamento viene specificato come si votano i consiglieri di quartiere. Uno dirà, li eleggeranno gli elettori residenti nel quartiere? Niente affatto. Le persone che si candidano, l'assessore Santorelli ha partorito questa idea. Il 25%, cioè 5 consiglieri, saranno sorteggiati a sorte. Gli altri 15 saranno nominati da noi in consiglio comunale. Quindi noi, consiglieri comunali, dovremo dire quali sono i migliori 15 secondo noi nel quartiere di Sant'Orso, del Mare, della Sassonia, eccetera, eccetera. Ci sembra una cosa completamente illogica. Qual è dunque la vostra ricetta? Dunque, innanzitutto noi avevamo chiesto di poter pazientare una decina di giorni. E invece qui la destra, come al solito, si dimostra arrogante ed anche arruffona, perché col fatto che dobbiamo far tutto nei primi 100 giorni, fallo in 115 se devi fare una cosa magari fatta meglio. Noi ci saremmo voluti sedere a un tavolo per portare delle idee, poi le bocciavano, vabbè, però c'era un dialogo perlomeno di gente che deve amministrare la città, se si può dare una mano la diamo volentieri. Ricetta. La cosa più semplice sarebbe quello che vengano votati i 20 rappresentanti, vengano votati dai residenti del quartiere. Se questo non è possibile, come diceva questa maggioranza, ma anche la maggioranza di prima diceva che era costoso organizzare il tutto, sarebbe stato da verificare.
Se non si può votare direttamente dai cittadini, noi provocatoriamente abbiamo detto allora sorteggiamoli tutti e 20. Certo che era un po' una provocazione, era un pochino una sparata, però certamente non ci sarebbe stato il dubbio che io votavo l'amico del mio amico, o che mi è vicino politicamente. Che cosa è emerso nell'ultimo Consiglio Comunale? Sono emerse tante cose anche non molto carine, a dire la verità. Noi veramente avevamo chiesto di rimandare questa discussione di una decina di giorni perché è già in programma un prossimo Consiglio Comunale al 30 di ottobre. E nella Commissione dei Capigruppo, tutti i capigruppo, anche dei partiti di maggioranza, si erano dimostrati disposti verbalmente a rimandarla di 10 giorni, ed anche lo stesso Presidente del Consiglio. Il giorno dopo purtroppo c'è stata la riunione di giunta ed evidentemente l'assessore Santorelli, che ha molto potere, evidentemente ha deciso che si doveva andare avanti e sono andati avanti. Gli emendamenti sono stati quasi tutti bocciati, anche il nostro che era provocatorio, ma fino a un certo punto. La cosa deludente è che ci siamo sentiti dire alla fine, alle 2:30 quasi della mattina che è finito il Consiglio Comunale, che in poche parole dobbiamo farcene una ragione perché il 6 di giugno, l'8 di giugno, non ricordo il giorno preciso delle votazioni, Fanno si è espresso e loro adesso hanno vinto, per cui hanno vinto loro e fanno come gli pare. Loro hanno il compito, il dovere, l'onere e l'onore di governare bene la città, però rispettando sempre le minoranze e la democrazia. Ancora cronaca, una ciclista è rimasta ferita in un incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 11:15 a Fano. Da una prima ricostruzione della dinamica, un'auto proveniente da via De Borgarucci si stava immettendo in via Veneto svoltando a destra quando ha urtato la donna in sella una bici elettrica. Quest'ultima è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Pesaro. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di legge. Il comitato contro l'installazione delle antenne 5G al campo sportivo Don Bosco ha raggiunto le 500 sottoscrizioni. La raccolta firme verrà consegnata venerdì 25 ottobre al sindaco Serfilippi. La comunità locale, si legge in una nota, non è disposta in alcun modo a sacrificare la propria salute per biechi interessi privati. Il comitato continuerà questa battaglia in difesa della salute pubblica e richiede una presa di posizione chiara e tempestiva da parte dell'amministrazione locale. In vista dei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, per agevolare gli spostamenti interni al cimitero dell'Ulivo di Fano, il servizio navetta della struttura è stato ampliato. Come ha spiegato l'assessore Mauro Talamelli, a partire da questa settimana e fino a domenica 3 novembre, il mezzo adatto anche al trasporto di disabili in carrozzina sarà disponibile tutti i giorni, mattina e pomeriggio, dalle 9 alle 14, dalle 14:30 alle 16:30. Da lunedì 4 novembre il servizio riprenderà con i consueti orari, dunque ogni mattina dal martedì alla domenica. Inoltre, per prevenire la proliferazione di insetti, il Comune chiede la collaborazione dei cittadini utilizzando le spugne assorbenti al posto dell'acqua, evitando così ristagni all'interno dei vasi. Adesso vediamo insieme gli appuntamenti previsti per la festa di Tutti i Santi e la commemorazione dei defunti. Al cimitero urbano di Via della Giustizia, venerdì 1 novembre, sarà celebrata una Santa Messa alle 9, alle 10 e alle 15:30. Sabato 2 invece alle 10:30 si terrà la messa presieduta dal Vescovo Andreozzi in ricordo di tutti i defunti. Sarà presente anche il sindaco Luca Serfilippi, che a seguire deporrà una corona d'alloro al cippo per i caduti in guerra. C'erano anche aziende della provincia di Pesaro Urbino alla SICAM di Pordenone, il Salone Internazionale dei Componenti e Accessori. Un'occasione per toccare con mano le novità del settore e incontrare clienti e fornitori. Stefania Schiaroli. A Pordenone dal 15 al 18 ottobre si è svolta la fiera SICAM, Salone Internazionale Componenti Semilavorati e Accessori per l'Industria del Mobile, che ha visto protagoniste anche aziende del nostro territorio. Persone provenienti da ogni parte del mondo hanno riempito l'Expo, composto da 10 padiglioni, allestiti con stand di aziende provenienti da tanti paesi diversi. Un appuntamento importante per l'economia che anche quest'anno ha riscosso grande successo. Un'azienda di riferimento per il territorio, quanto è importante partecipare a un evento come questo? Questo è un bel evento importante. Noi siamo presenti, diciamo, da oltre 10 anni a queste fiere, perché incontriamo clienti e anche potenziali clienti. Arriva gente da tutto il mondo. Quindi per noi è oltre a essere bello, è un investimento per il futuro. È un evento importante, però non solo per il settore del mobile, perché questa è una fiera specifica,
però secondo me ha anche un valore umano che tanti non hanno forse la sensibilità di pensarci, perché qua si parla solo di business alla fine, però io ci voglio vedere anche qualcosa di più importante. Malgrado il business è importante, però c'è un fattore umano. Qua io ho la fortuna di poter toccare con mano, perché le stringo quotidianamente, posso stringere la mano adesso ad un israeliano, dopo di un minuto stringerlo a un arabo. La vita reale è anche diversa da quella che ci fanno vedere per tante cose, quindi la vedo anche come un aspetto positivo dell'essere umano, cioè quando tu riesci a avere un contatto fisico anche con le persone, vedi che in realtà siamo tutti comunque simili e uguali. È anche un simbolo di pace stringere la mano, quando tu tendi la mano a qualcuno. E quindi l'augurio poi è quello lì, che anche il mondo reale, che è questo, possa rispecchiarsi anche qualcosa che purtroppo in questi periodi non è così, insomma. Il servizio viabilità della provincia rende noto che nelle giornate di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, per lavori di bitumatura e rifacimento della sede stradale, rimarrà chiusa la strada provinciale 40 Barbanti dalle ore 8 alle 18. Il tratto interessato è quello che va dal cimitero di Cartoceto di Pergola fino al chilometro 8. Il percorso alternativo per raggiungere Fossombrone da Pergola e viceversa è l'SP 94 Monterolo, con transito a Isola di Fano. Le emergenze per il centro abitato di Cartoceto di Pergola verranno raggiunte da Fossombrone. E adesso vi raccontiamo una storia a lieto fine che vede protagonista una cameriera di una pizzeria fanese che ha restituito un portafogli con denaro, carte di credito e documenti a un turista francese nativo di Fano. Li ha incontrati Massimo Foghetti. Spesso riportiamo delle brutte notizie. Oggi invece abbiamo una bella notizia, che parte però da una disavventura. Protagonista è stato Giuseppe Franceschini, un fanese che da giovane ha abbandonato la nostra città per cercare fortuna all'estero, è andato in Svizzera e poi in Francia. Ebbene, lo abbiamo qui. Signor Franceschini ha passato una brutta avventura di ritorno a Fano. Lui ritorna ogni tanto a Fano perché la sua città gli è rimasta nel cuore. Signor Franceschini, ci racconti che cosa le è capitato l'altro giorno? L'altro giorno sono venuto a pranzo qui alla pizzeria Bella Napoli e poi ho pranzato bene, giusto, che è piaciuto. Ho pagato, volevo pagare con un biglietto da 100 euro, non avevo mia moneta, e ho tirato fuori la carta Visa. Sì. Poi ho rimesso tutto a posto, ho pagato e sono partito. Poi sono andato in albergo all'Hotel Angela, verso le 3:30, le 4 del pomeriggio. Sono ripartito, ho cercato i miei documenti, non ce li avevo. Non c'era più il portafoglio, non c'era niente. Sono venuto su e... Terrore, attimi di terrore. Sì, di panico, perché devo tornare a casa. Le carte di credito per pagare l'autostrada di qua di Alfa Breve. Era mi ha preso un po' di panico. E quindi una volta è tornato qui, ha trovato una bella sorpresa, la cameriera Ada... A casa. Ebbene, lei l'ha trovato fortunatamente. Sì, no, appena sono uscita dalla porta un attimo ho visto sto portafoglio e poi ovviamente ti viene spontaneo aprirlo il portafoglio. Ho aperto e ho riconosciuto la carta del signore, sicché l'ho preso e com'era, insomma, l'ho messo dietro la cassa per poi onestamente restituirlo ai vigili. Appena avrei finito sarei andata ai vigili a portarlo, anche perché insomma era abbastanza importante e impegnativo. Sì. Invece prima è arrivato esatto, infatti non ho esitato un attimo, le ho detto venga, guardi, è qua. Non mi ha fatto neanche la domanda se ci fosse stato meno il portafoglio. È stato carinissimo perché mi ha regalato una bella pianta e oltre a quello mi ha lasciato anche 100 euro di che non avrei voluto, tra l'altro, ma è stato veramente carinissimo. Quindi un grande sospiro di sollievo, signor Franceschini. Quindi ritorna in Francia con tranquillo, un bel ricordo di Fano. Certo, sì, sì.
Davvero un bel esempio di onestà e di alto senso civico. Si intitola Intrecci Rosa ed è lo spettacolo che si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 21 al Teatro Santi di Bottega di Vallefoglia. L'iniziativa non sarà solo un'occasione per sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione del tumore al seno, ma racconterà una storia vera di una donna e della sua lotta contro il cancro, intrecciando la narrazione scritta da Ivan Pagliari con le coreografie di Lisa Vergoni e i suoi ballerini. I biglietti sono gratuiti, ma è possibile fare una donazione all'ingresso del teatro e l'intero ricavato dell'evento sarà devoluto all'associazione ANT che supporta chi affronta questa patologia. Maggiori informazioni le troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. Si sono rincontrati 50 anni dopo la maturità gli ex alunni del Collegio Sant'Arcangelo di Fano, una giornata di festa ed entusiasmo che sabato scorso ha seguito per noi Cristiana Guerra. Correva l'anno 1974 quando gli alunni dell'ex collegio di Sant'Arcangelo di Fano frequentavano l'ultimo anno di maturità scientifica. 50 anni dopo, ed esattamente il 19 ottobre 2024, una quindicina di studenti si sono ritrovati nel cortile ora sede della scuola media Padalino, indossando la stessa maglietta bianca che ritrae l'ultima foto fatta a scuola, giungendo da ogni parte d'Italia e all'estero, pur di essere presenti all'importante appuntamento. Un incontro fissato da tempo, organizzato con l'aiuto e il coinvolgimento di tutti, per ritrovarsi nel luogo che ogni giorno frequentavano da giovanissimi. Una giornata densa di emozioni ed abbracci, iniziata con una santa messa e poi proseguita con un pranzo. Protagonista della giornata, nonostante il meteo sfavorevole, l'entusiasmo, la voglia di ricordare i tempi leggeri e spensierati e il desiderio di condividere, anche se con qualche ruga in più, le proprie esperienze di vita, ma sempre col sorriso sul volto e la voglia di divertirsi di allora. Tantissima emozione perché dopo 50 anni torniamo bambini, ragazzini, perché abbiamo fatto appunto questo 50esimo dalla maturità, ma addirittura per noi sono anche più di 50 anni perché sono stati 5 anni di liceo e addirittura per me anche i 3 anni delle medie, quindi io sono entrato nel 66 con i calzoncini corti e uscito nel 74 guidando l'automobile. Lei che cosa fa nella vita? Diciamo che dai tempi in cui venivo in collegio mi interessavo di moto, perché loro se lo ricordano che era un po' patito. Ma lo vuol dire che lei è stato campione mondiale? Sì, nel 1982 nella classe Regina, quindi quella che oggi è la MotoGP, a quel tempo si chiamava la classe 500 ed è stato chiaramente la coronazione di un sogno, un sogno che già partito ai tempi del collegio. Lei invece da dove viene? Io sono l'unico straniero della compagnia, vengo da San Marino e quindi da straniero me ne hanno fatti tutti i colori perché mi hanno preso non in giro di più. Lui veniva a San Marino e ci portava occhiali, sigarette, di tutto ci portava. Volevo precisare una cosa, in quella magnifica classe del 74, siamo usciti in 33-34 e purtroppo 7 di noi non ci sono più, se ne sono andati e abbiamo dato una preghiera anche qui adesso in chiesa. Ci sono talmente tante persone che si sono veramente elevate, diciamo, più di 10 medici mi sembra, adesso non so quanti, tra medici, ingegneri, dentisti, una classe fantastica, tenendo conto che provenivamo tutti da esperienze piuttosto anche complicate qualcuno, però il collegio nella sua serietà, rigore, educazione ci ha formato in maniera esemplare. In questo posto noi ci siamo formati sia moralmente sia dal punto di vista proprio di un'educazione veramente genuina e anche per questo abbiamo potuto mantenere questa spontanea amicizia perché abbiamo delle basi molto solide di fraternità, sì, fratellanza. C'è qualcuno che volete ringraziare, Marino? Sì, dobbiamo assolutamente ringraziare l'amministrazione comunale di Fano e la direttrice scolastica perché ci hanno consentito di entrare qui oggi che so che la scuola è chiusa. Presente all'appuntamento il consigliere comunale Cristian Forti e l'assessore ai servizi educativi Loredana Vagernino che ha consegnato una pergamena al gruppo. Loredana, questa mattina c'è stato un esempio
come lei ha detto, che il collegio unisce. Sì, oggi siamo molto lieti di essere qui a accogliere l'invito degli ex collegianti del Sant'Arcangelo, che hanno vissuto qui i momenti più importanti della loro vita, quelli che sono veramente significativi, cioè dall'infanzia all'adolescenza, dal 1966 fino al 1974 che hanno raggiunto la maturità scientifica. La particolarità degli ex collegianti è quello di non condividere solo il momento della scuola, ma tutti i momenti della giornata, e questo tra di loro ha creato un legame veramente forte che li rende quasi fratelli, perché non si sono riuniti solo oggi al 50° della loro maturità, ma continuano ancora a sentirsi e sono ancora molto uniti. Quindi quel tipo di rapporto, quel tipo di modalità di scuola ha creato legami fortissimi tra le persone. Ringraziamo anche la dirigente Lucia Di Stefano per aver permesso oggi che si potesse svolgere qui in una scuola che oggi è chiusa, ma è stata riaperta proprio per festeggiare questo momento. E come ogni martedì, spazio a Sportissimo, il programma condotto da Andrea Maduzzi, che torna tra poco dopo il telegiornale. Allora sentiamo le anticipazioni. Calcio, vela e pallavolo, gli ingredienti della puntata numero 53 di Sportissimo, in onda tra poco. Avremo ospite Lamberto Zauli, ex calciatore di Serie A, ora allenatore, per tracciare con lui una panoramica sul calcio di Serie C, sul calcio di Serie A di allora e di oggi, e anche sulla situazione del calcio fanese. Poi Pier Giorgio Bonazzelli, presidente del Club Nautico Vidani, e Francesco Zimmelli, l'uomo che ha forgiato Marco Gradoni, ora in forza a Luna Rossa. Con loro parleremo anche di canottaggio. E infine la pallavolo, con il punto sul campionato della Smart System Essence Hotels dopo la sconfitta rimediata sul campo di Cantù, e la polisportiva Bottega, in particolare gli esponenti della Battistelli Compressori, che quest'anno milita in Serie B, l'allenatore Marco Romani e il direttore sportivo Andrea Signoretti. E prima di chiudere il telegiornale vi ricordo che domani sera alle ore 20 torna su Fano TV Tele Racconto. Gli ospiti di Sergio Ferri saranno Giorgio Sorcinelli di Olea, che ci parlerà di olio e della raccolta delle olive, e Luca Litti, con il quale ci confronteremo sulle ricette con tartufo. Rimanete sintonizzati, perché appunto c'è una nuova puntata di Sportissimo. Buona serata a tutti su Fano TV.